Quali significati hanno gli oggetti rituali presenti nelle collezioni del Mao e come venivano utilizzati e percepiti nel loro contesto originario? Perché e in che maniera le icone religiose buddiste sono arrivate in Europa e sono finite nelle teche dei musei? Come sono state percepite e utilizzate? Può la scienza aiutarci a comprendere il loro passato, presente e futuro? Quali sono i problemi posti dalla conservazione e dal restauro, subordinati al gusto e alle tecniche che cambiano nel tempo? Qual è il rapporto fra buddismo e nuove tecnologie? Da queste domande prende avvio la nuova mostra Buddha alla decima, frammenti, derive e rifrazioni dell'immaginario visivo buddista, un progetto che parte dalle opere presenti nelle collezioni per aprire prospettive più ampie relative a questioni che riguardano il museo e le sue collezioni e su cosa significa gestire, custodire e valorizzare un patrimonio di cultura materiale asiatica in ambito occidentale. Oltre a opere delle collezioni del Mao, la mostra includerà prestiti provenienti dal MUCIV, Museo delle Civiltà di Roma, e dal Museo d'Arte Orientale Chiossone di Genova.